A 29 anni, un maestro di arti marziali termolese, il mio primo maestro Antonio Nangiano, mi invitò nella sua palestra. Da lì a un mese cominciai a fare il mio primo match, senza mai più fermarmi. Cominciai a girare il mondo, a conoscere tante nazioni, tante culture. Grazie al mio maestro mi insegnava a mangiare bene e a fare degli incontri, parliamo sempre di a livello dilettante. E diventai 2 volte campione italiano e vice campione del mondo in Brasile. Nel 2004 lascio Termoli e incomincio a lavorare a Torino. Rincontro il mio amico ex campione di kickboxing Dino Risipio e continuai comunque la mia piccolissima carriera. Franco è un ragazzo che ho incontrato moltissimi anni fa, di cui nonostante la giovane età aveva una voglia incredibile di mettersi in discussione. Ed è stata veramente incredibile come, ripeto, nonostante non avesse iniziato, non avesse avuto un iter normale come tutti i ragazzi che iniziano in giovane età, si è riuscito veramente ad avere la sua personale scalata al successo, facendo connubiare alla fine la vita familiare, quella lavorativa, in un'età dove poche persone hanno ancora il coraggio di mettersi in discussione. Grazie a Dino Risipio che, nonostante ciò, il duro lavoro che facevamo nei cantieri dalle 11 ore, dalle 10 alle 11 ore al giorno, compresi sabato, quando finivamo distrutti eravamo sempre tutti i giorni in palestra. Dino mi aveva preso a cuore e mi allenava tutti i giorni, compresa la domenica dove sotto casa sua mi faceva i colpitori. Una persona per me importantissima. Combatto i miei primi match da classe C, quindi dilettante, fino ad arrivare al semiprofessionismo. Nel 2009 però c'è un cambiamento di vita, il lavoro a Torino va sempre male, va sempre peggio, scusate, e decisi di tornare nella mia città natale, Termoli, dove incominciai ad allenarmi. Là, qua, scende, aspetta. Gianfranco è un ottimo atleta, anche se magari ha iniziato un po' in là con l'età, ma mette una grande volontà e un grande impegno su quello che fa. Non si tira indietro a fare determinati lavori. E cerca sempre di mettere nel suo, perché giustamente continua a lavorare sempre la sua tecnica in una evoluzione, però non è una persona che rimane chiusa mentale, anzi ascolta qualsiasi consiglio tecnico, non solo dei miei ma anche dei ragazzi con cui si allena ad otta. 3, giù, da qua sta gamba. Di tutto se stesso, perché vuole cimentarsi sempre in uno scontro per migliorare se stesso, e ogni volta che mi ricordo questo lui si motiva e riparte più forte di prima dal prossimo. Nel 2010 nasce il Team Capusso, mi prendo tutte le responsabilità di questo mondo e comincio a insegnare kickboxing e kickboxing. L'interrogativo se continuavo, grazie a Dio sono stato fortunato. Qualche match l'hanno fatto anche loro, Thomas, penso che ne farà tanto. 2, bam, gancio, montiamo la spalla sempre con il sestruccino. Il timing e le distanze tra voi e il vostro avversario, ripeto, il vostro compagno, sempre a distanza. Incomincio a tirare su un bel po' di atleti, un bel po' di ragazzi, le cose funzionavano. Tante sconfitte, ma tante vittorie.
2013 invece mi arrivò un invito di combattere senza protezione, cioè classe A, professionisti, con il pluricampione Alessandro Piavani, che da oggi è un grande amico, un grande fratello, e a Bergamo, a casa sua, feci per la prima volta il titolo italiano professionisti, master, della VKAFL, esattamente. L'ho persi ai punti, ma a testa alta, complimenti a tutti, è stata un'esperienza meravigliosa. Decisi di realizzare il primo evento a Termoli, cosa che non si era mai vista, e creai da zero il Fight for Glory, un gala professionisti, un gala serale professionisti, dove parteciparono 5 dei miei atleti, fortunatamente tutti vincitori di quella serata. Ero nella federazione Combat League, dove il presidente Max Baggio mi propose un match che avevano già rifiutato in tanti, di combattere contro uno dei campioni più forti, tra i più forti, Fadi Merza. Nel momento in cui firmai il contratto, la mia mano sinistra, il mio quarto metacarpo, si ruppe, quindi in un mese già era poco il tempo disponibile per la preparazione. Feci tutto questo con una mano sola praticamente. Il mio sogno finalmente era lì, a Vienna, a 2 passi dal ring, un palcoscenico da film, con atleti di calibro come Alessio Sagara, eravamo i 2 beniamini della bandiera italiana, quindi il warm up lo facevo insieme. Nello stesso 2017 mi proposero un match contro il campione del mondo Carmelo Rositano e insomma una bella sfida per il titolo Master VKFL, e accettai senza pensarci 2 volte. Vinsi finalmente quel titolo ai punti fuori casa. Una soddisfazione insomma grandissima. Nello stesso anno mi proposero il titolo europeo VKF, e avevo già tutto in mano, il mio maestro di Silvio era venuto qui a Termoli per prepararmi per questo grande match estivo all'aperto. Riuscì a piazzare delle ginocchiate e vincere il titolo europeo al primo round. Ufficialmente parto con i corsi di MMA e con il primo livello da istruttore, con il mio compagno di avventura, nonché preparatore atletico, in cui mi ha accompagnato a tutti i match professionisti, che ringrazio adesso qui, Angelo Marchesani, un fratello. Sono molto orgoglioso di me stesso, di quello che ho realizzato in pochissimi anni, pur iniziando a tarda età, e ripenso sempre a tutte le persone che vengono in palestra e mi dicono: maestro, ma secondo lei posso iniziare a fare questo sport anche se ho 25 anni, anche se ho 20 anni, visto che non l'ho fatto da bambino? E io rispondo semplicemente che ho iniziato a tirare il primo pugno a 29 anni, quindi l'età è solo un numero. L'importante è crederci, l'importante è fare tutto ciò che la vita ti offre, di realizzare i tuoi sogni, di metterli in pratica e di fare quello che più ti rende felice, quello che più ti fa stare bene. Il mio sport, le mie discipline
mi hanno totalmente cambiato la vita.